Lettura dall'Evangelo di Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se la vostra giustizia non sarà sovrabbondante, più di quella degli scribi e dei farisei, certo non entrerete nel regno dei cieli. Avete udito che fu detto agli antichi: Non commetterai omicidio, e chi avrà commesso un omicidio sarà soggetto al giudizio. E io, da parte mia, vi dico: chiunque va in collera con il suo fratello sarà soggetto al giudizio. Chi poi dice al suo fratello racà sarà soggetto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà soggetto alla Geenna di fuoco. Se dunque stai offrendo il tuo dono all'altare e là ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia là il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi ritorna a offrire il tuo dono. Mostrati presto conciliante con il tuo avversario, finché sei con lui per via, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice al gendarme e poi tu sia gettato in prigione. Amen, ti dico, non ne uscirai finché non avrai restituito anche l'ultimo quadrante. Nel lungo discorso della montagna, Gesù dà molto insegnamento ai suoi discepoli e alle folle che seguono, che attualizzano la Torah, la legge data da Dio per mezzo di Mosè, sulla montagna del Sinai. Ma in alcune parole Gesù chiede una giustizia che trascenda quella praticata nella tradizione giudaica e resa viva dagli scribi, gli esperti della legge, anche dai farisei, credenti molto osservanti. Secondo i rabbini, Mosè, ricevendo la legge sul Sinai, l'aveva trasmessa agli anziani, che a loro volta l'avevano comunicata ai loro successori, i rabbini. Gesù conosce questa tradizione, rende testimonianza a questa tradizione. Tuttavia, con audacia e con la pretesa di una grande autorevolezza che vuole interpretare l'intenzione di Dio, il legislatore, proclama: Avete udito che fu detto agli antichi, ma io vi dico. Ecco, come Gesù non va contro la legge, ma risale sempre all'intenzione della legge. Non si ferma alla trasmissione umana della legge, ma risale all'intenzione divina del legislatore. La legge di Dio vietava l'omicidio, lo sappiamo bene, attraverso una delle parole del Decalogo: tu non ucciderai. Ma Gesù arriva ad affermare che anche chi va in collera con suo fratello subirà il giudizio. Chi dice al fratello raca, cretino, sarà giudicato in tribunale e chi gli dice pazzo sarà degno di finire nella spazzatura, la Geenna di Gerusalemme. Esasperazione del comandamento? No. Radicalizzazione? No. Semplicemente Gesù va davvero all'intenzione della legge quando Dio l'aveva data. Con queste affermazioni paradossali, Gesù chiede il rispetto dell'altro, chiede di spegnere la fonte di ogni violenza,
chiede di percorrere sempre la strada della fraternità, del rispetto dell'altro, del riconoscimento della dignità dell'altro. La fraternità vissuta nell'amore è talmente importante, dice Gesù, da essere da Dio preferita al culto, alle liturgie, alle preghiere, ai sacrifici, alle offerte. Per questo Gesù arriva ad ammonire: se stai per andare all'altare, per avere una comunione con Dio, ma tu non hai la comunione con i fratelli, con le sorelle, non andare verso l'altare, saresti un ipocrita. Va prima a riconciliarti con i tuoi fratelli, poi potrai venire a fare la comunione con il Signore all'altare, altrimenti tu bestemmi la comunione. Astenendoti invece dal fare la comunione all'altare, fai penitenza, soffri e anche a quel punto sei portato ad andare verso la riconciliazione con il fratello con cui hai rotto la relazione o con il quale si vive un dissidio. Questa è la pratica vera cristiana. Troppo facilmente noi andiamo alla comunione senza chiederci se abbiamo comunione con i fratelli che vediamo. Eppure pretendiamo di fare comunione con Dio che non vediamo. Questa è ipocrisia. Il Signore preferisce la riconciliazione a tutte le nostre false liturgie. Cari amici, la Quaresima è un tempo in cui non essere nella menzogna, è il tempo per pigliare sul serio la comunione con Dio, è il tempo per sentirci peccatori e mendicanti di misericordia. La comunione è un dono che Dio ci fa, non un merito che noi possiamo vantare nei suoi confronti. Buona Quaresima a tutti.